Ciao a tutti, un bacio dalla vostra amica, seconda parte per chi ha visto la prima, se no andatela a vedere. Allora, abbiamo diviso in due il video perché sennò diventa troppo lungo e poi magari vi annoio e non voglio. Appunto seconda parte di accessori che io uso per decorare le unghie, glitterini, e questo è il secondo cassetto, andiamo a vederlo. Allora, in questo secondo cassetto c'è un mondo colorato anche qui di glitter e cose, ma non mai come l'altro c'era più cosina, però anche qua tengo un po' di tutto. Allora, come vedete, ho tante spugnette che uso per fare l'effetto spugnatura, SpongeBob, le mie nail art, e tutte sono quelle spugnettine del make up che trovo dai cinesi a 1 euro la confezione, con 3 o 4 o 5, non lo so. Poi ho una scatolina, allora, dove ho queste spugnettine qua che vanno nel timbrino e servono sempre per fare la spugnatura. E poi ho anche queste qua che erano in un kit di Essence, che vedete che hanno un po' la, come si può dire, la, vedete che questa è più traforata, diciamo, come posso dire, per farvi spiegare, più bucherellata la spugnetta, fa la spugnatura un pochino più, appunto, spaziosa, più, è diversa comunque, e non è che mi piacciono molto, preferisco queste del make up. Poi qua ho una bustina di tè che la tengo per quando si scheggiano e si spaccano un po' le unghie, che adesso silenzio che è un po' che non mi si rompono. Poi ho due foil, che questo qua mi è uscito proprio, scusate il tema, una cacata pazzesca, quello di Essence, dovrò provare questo qua che ho preso su Banggood, vedremo se mi uscirà qualcosa. E qua dentro così. Poi ho questa scatolotta qua piena di tutte queste giarre, tutti questi glitter colorati di varie dimensioni, perché poi ho questi che erano dentro nel matte, mi pare erano due se non sbaglio, che adesso non trovo. Ah sì, questi due li ho trovati nella rivista di Madda Fashion, questo azzurro e questo argentato, e sono proprio fini, proprio la polverina di glitter. Poi ho questi così, vari colori, argento, e ho questi che mi piacciono tantissimo, questi pallini, anche per i fiorellini, per fare certe decorazioni, sono belli, e sono, vedete, questo bianco è perlato, molto bello, mi piace una cifra, e fa parte sempre di questo kit di tanti colori, che ne avevo prese tutte queste giarrettine qua di vari colori, di questa forma qua proprio rotonda, arancio, con tutti i suoi colori, adesso vado a cercarli, perché poi ho dentro anche proprio le pagliuzzine, poi c'è questa nera, questo l'avevo preso a 1 euro della Yes Love, che sono glitter anche questi qua. E poi ho questo giallo, che è meraviglioso, che è sempre fatto come questo qua, piatto. Sono proprio pagliuzzine, sembrano, ma ne hanno, non di carta, sto dire una stronzata, però sono belle, sono piatte. Sono diverse da queste qua tutte glitterate, perché queste sono perlate, mi piacciono tantissimo. Comunque ho tanti colori, fatti così, fucsia. Poi nero, forse ve l'avevo già fatto vedere. Questo invece è un altro set, vedete che ha dentro il misto bianco e arancio, come questo che c'ha il bianco e il fucsia. Comunque sono tutte pagliuzzine glitterose da mettere sulle unghie, dorata, blu, poi un'altra nera fine, un'altra argentata. Comunque sono tutte, anche questa che bella lilla, sempre di quelle lì piatte che mi piacciono di più, e anche questa azzurra c'ha proprio il perlato, proprio madre perlata, mi piace una cifra. Poi un'altra scatolina che adesso tolgo, adesso vi faccio vedere bene, e qua ho tutto il, quello che riguarda lo stamping, dove ho questa scatolina dei formaggini che era dei formaggini, dove ho tutte le mie dischettini, questi qua dove si va a fare il disegno dello stamping, che metti lo smalto, scrubbi via e fai rimanere tutto il decoro sull'unghia. Le piastrine, credo si chiamino, per lo stampi, belle sporche. Di tutto, ci sono un po' di fiorellini, farfalline, sono più o meno, sono sempre, dopo sono sempre quelli, cuoricini, fiori, addirittura la mela, la palma, però dopo sempre cuoricini, farfalline, e questi sono di cinesi, se non sbaglio, sicuramente, che non sbaglio, non sbaglio di sicuro. Poi, questo l'ho trovato nella rivista di Madda, che è questo fatto così, che non sono mai riuscita a farlo uscire, ma ci proverò ancora. E questo invece l'avevo preso io dai cinesi, sempre a 1 euro. Poi tutti i vari tamponcini dei vari kit che ho, questi mai usati per appoggiare sulla piastrina, perché non servono a niente. E poi vabbè, i suoi scrabbettini,
da tirare via l'eccesso dello smalto, e questo è il suo, vedete, kit, un altro tamponcino dalla parte grossa, la parte più piccola, e poi ho quello di Essence, che vedete, questo è lo scrabbettino, questo è il suo, la sua piastrina di Essence, al contrario, e questo è il tamponcino della Essence, credo, sì, ho scritto Essence, perché ne ho un altro, un colore diverso, però sono tutti più o meno fatti così, dopo non ci scappi. E poi, che comunque un colore di Essence non è mai uscito, e poi un altro qua, kit sul fucsia, e questa è una piastra un po' più grande, con vari disegnini. Mi è uscito una volta qualcosa di decente, quando mi è arrivato quello di Bon Pretty, la collaborazione, che era questa, che era questo qua, il kit, che mi è uscito qualcosina, diciamo, tra virgolette, sempre un pochino più decente. Però insomma, alla Nika sto stamping qua è rimasto un po' al gozzo, ma prima o poi dovrò far uscire qualcos'altro, vedremo. E questa è la mia scatolina con dentro tutte le cosine per quanto riguarda lo stamping, e ne ho parecchie. Direte, ma Nika, l'hai fatto poche volte, lo so, non è mai uscito. E niente, questo era il secondo cassetto, la seconda parte, e poi credo di fare anche, quando riuscirò, il video sui miei sticker, se lo vedrete prima o poi, farò anche quello, così farò vedere bene 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 da vicino tutti i miei sticker che ho, che adesso sto anche usando, come vedete, nelle mie unghie, che li sto mettendo su molto volentieri, perché sono belli, fanno un suo bel effetto, quando sei di fretta, che non hai tempo di star lì a dipingere le unghie, vanno benissimo, con un bello smalto colorato sotto, è il top. Perciò al prossimo video, vi saluto, tanti baci dalla Nika, ciao!